30 soldi! Sì, ma caro dottor Olezzanti, qui non si tratta solo di urbanità, bisogna anche essere ragionevoli e non sprecare il malato. Antonietta, guardami bene. Ecco, mi guardo. Antonietta! Sì, Antonietta! E allora? Non indovini di che cosa ti voglio parlare? Lo dirò al dottor La Squacquea perché metta le cose in ordine. Che cosa siete venuto a fare? A conoscere la mia sorte, a parlare con l'adorabile Angelica, a indagare sui suoi sentimenti. Ecco, figliola mia, devo darvi una notizia che forse non vi aspettate. Il ricevo, signore! Siamo venuti, signore! Con infinita mio soddisfazione! Mio figlio, sono io! Sono! Fate! Signore! E avrei voluto compiacimento! Come osservano gli indagatori della natura che il fiore chiamato è proprio vorrei consultare il mio avvocato per vedere come si può fare. Non bisogna consultare gli avvocati, costoro in genere sono molto severi in materia e ritengono che agire in contrasto con la legge sia un delitto. Ma mi dispiace affatto tenere occupato il vostro pensiero sia durante il giorno che durante la notte. E sarei felice se trovandovi in qualche penoso frangente mi giudicasse degno di venire in vostro aiuto. Signora, il cielo nella sua giustizia mi ha concesso il nome di suocera poiché sul vostro viso... Signora, sarò felice di essere intervenuta nel momento adatto per avere l'onore di conoscervi. Non acconsentirò mai in questo matrimonio! Delinquente! Non voglio che sposi il vostro dottor Pierroi! Carogna! E lei non ascolta me, non lo puoi! Cosa c'è, bambino? Tesoro, amico mio! Mi hanno fatto arrabbiare! Come vi sono grato per la cura che mi prendete di me? Alzatevi, questo lo mettiamo sotto. E questo per difendermi dall'umidità! Volevi soffocarmi? Non avete visto niente? No, paparino. No? No. Siete sicura? Sono sicura, ah, sì. Ah, bene, bene. Adesso me lo faccio vedere io. Paparino. Ecco qua, ecco. Ah, mostriciattolo! E un uomo nella camera di vostra sorella? L'avete visto o no? Ah, paparino! Imparerete a dire le bugie! Signor Berardo, non trascurate per favore la causa di vostra nipote! Antonietta, non vi preoccupate, farò di tutto per farle ottenere quello che lei desidera! Di che vi impicciate voi? Con quale diritto vi opponete alle prescrizioni fatte dal medico? E impedite al signore di fare il cristiere? Avete una bella faccia tosta! Ah, ne ho sentite delle belle giù alla porta. Qui ci si prende gioco delle mie prescrizioni. Ci si rifiuta di assumere i rimedi che io ho ordinato. Qua ci vuole un bel coraggio. Qui dici... E lo dico, che il polso del signore è il polso di una persona che non sta affatto bene. Lo sto